Buon pomeriggio, ben ritrovati con dentro la notizia 24 extra large. Il sindaco di Bari, De Caro, è tornato a parlare sull'edificante, poco edificante, episodio che si è verificato vicino al carcere di Bari, quando alcuni giovani con scooter e contromano si erano fermati per un evento che era stato organizzato per i funerali di un giovane motociclista 26. Settenne, morti in un incidente stradale nella notte tra il 21 e il 22 giugno, che il giovane stesso non si era fermato all'alta dei carabinieri. Il sindaco De Caro su questo episodio ha detto che bisogna prendere le distanze da quello che è accaduto. È un atto simbolico molto negativo sul quale la città non può stare in silenzio. Quanto alla morte del giovane, sono in corso indagini da parte della magistratura e delle forze dell'ordine. È a riprova di un clima particolarmente teso. Nella notte appena trascorsa, due persone che si trovavano in un locale in una zona periferica di Bari si sono scagliati verbalmente contro una pattuglia di carabinieri, minacciandoli e accusandoli di essere responsabili della morte del giovane. Arrestati e messi ai domiciliari. Uno di loro ha sfondato a pugni l'unotto posteriore dell'auto di servizio. Inevitabilmente in primo piano porta ancora le conseguenze dell'ammutinamento poi ritirato del gruppo paramilitare Wagner avvenuto nel weekend appena trascorso e che vi abbiamo raccontato, perché ci sono delle novità. Infatti il ministro della difesa russo Shoigu per la prima volta ha visitato le truppe in Ucraina dopo l'ammutinamento, ma c'è subito da dire che le immagini che in queste ore stanno filtrando attraverso i social riguardano a venerdì scorso, cioè prima che si venisse a sapere dell'ammutinamento del gruppo paramilitare nei confronti della Russia, insieme al suo leader Prigozhin, poi fermato dal presidente bielorusso Lukashenko. Su Prigozhin intanto non è stata ancora archiviata l'inchiesta nei suoi confronti, nonostante nelle ore scorse si era parlato in maniera diversa da ciò, ossia che la Russia aveva ritirato tutte le accuse, ma per i servizi esteri russi il procedimento è ancora in corso. Quanto avvenuto nel weekend, secondo il segretario di Stato americano Blinken, è la prova che ci sono crepe molto forti nel sistema di potere di Vladimir Putin. Le misure introdotte a Mosca e nella sua regione intanto sono state revocate, e comunque il mondo guarda con molta attenzione a quelli che saranno i futuri passi della Russia, mentre la guerra in Ucraina continua. I cambiamenti climatici sono stati al centro di un summit, ma più che un summit, un convegno dal titolo Strumenti di informazione, monitoraggio e gestione dei cambiamenti climatici, che si è svolto a Bari nella giornata di lunedì e evento conclusivo del progetto strategico Italia-Croazia, di cui la Regione Puglia è partner. Il progetto è quello di creare una cooperazione transfrontaliera tra il nostro paese e la Croazia su strategie di comunicazione meteo, climatiche e marine. Per la Regione Puglia è intervenuta l'assessore all'ambiente Maraschio. Discutere del rapporto tra scienze e politiche di gestione del territorio, dice, è molto importante nell'adattamento al cambiamento climatico nelle aree costiere dell'Adriatico ed è uno degli elementi del progetto da noi sostenuto insieme ai colleghi croati. Fu definito dall'allora capo dello Stato Francesco Cossiga giudice ragazzino. Rosario Livatino lo era, sì, ma anche un magistrato che perse la vita troppo presto, a 37 anni, in una strada calabrese nel 1990. L'Università di Foggia intende ricordarlo con un appuntamento il prossimo 29 giugno nell'aula del Dipartimento di Economia e Turismo. L'evento sarà anche l'occasione per l'ostensione della reliquia del giudice. Il convegno è dedicato alla comunità accademica, agli studenti e alle studentesse dell'Ateneo Foggiano e si caratterizza come momento di confronto per sensibilizzare i giovani sull'importanza della cultura, della legalità e della lotta alla mafia, di cui Rosario Livatino era un esempio di fede e di giustizia. Primo magistrato beato, tra l'altro, nella storia della Chiesa Cattolica. Ed ora andiamo a Bari, dove si è svolto il Summit internazionale dell'acqua,
con diverse presenze straniere, organizzato dall'Acquedotto Pugliese. News 24.7. Dai fanghi può nascere bioplastica. Nel corso della giornata conclusiva del Water Innovation Summit, il congresso dedicato alla gestione dell'acqua che si è tenuto in Fiera del Levante a Bari, è stato dedicato un focus alle start-up. È stata dunque l'occasione di incontro con il più grande acquedotto d'Europa per B-Plus, società benefit che progetta e realizza impianti per convertire i fanghi in bioplastiche con una soluzione sostenibile al problema dello smaltimento dei reflui e la contestuale creazione di biopolimeri in sostituzione delle plastiche fossili, una mission che ha trovato l'interesse di Acquedotto Pugliese. Riuso e fanghi depurazione sono le due facce della stessa medaglia, la valorizzazione dei prodotti della depurazione. Questo il mondo delle start-up l'ha capito benissimo e abbiamo assistito alla presentazione di tanti progetti virtuosi. Uno in particolare mi ha colpita ed è uno dei progetti premiati per la produzione di bioplastica dai fanghi di depurazione. In realtà il progetto è molto più articolato e porta soluzioni a due dei temi che interessano i gestori del servizio idrico integrato: riduzione della quantità di fanghi e produzione di bioplastica. Quindi due soluzioni in un unico progetto. Acquedotto è sempre attento, accolto ad accogliere le innovazioni, a raccogliere gli stimoli che vengono da tutte le parti e sicuramente saremo tra quelli in prima linea, come già lo siamo stati, così come stiamo facendo, intercettando la possibilità di ridurre la quantità di fanghi sin dall'inizio con il progetto Mangiafanghi. Si preannuncia una seduta tosta per il Consiglio regionale pugliese il prossimo 28 giugno a Bari, con almeno quattro argomenti che meriteranno o no la loro attenzione. Da una parte la nomina del garante in difesa dei diritti delle persone diversamente abili, rinviata di seduta in seduta, poiché non si è riusciti a trovare una quadra per eleggere una persona al di sopra delle parti. L'assistenza sanitaria sia per i malati terminali che per quelli con la sindrome di Down, totale abbattimento delle liste di attesa e anche la proposta di legge sulla parità di genere, argomento saltato più volte, in totale spregio all'universo femminile. La pagina sportiva adesso, cominciamo con la pallavolo perché c'è il primo tassello della nuova stagione 23-24 per la pallavolo cirignola in Serie B2 femminile. Michele Valentino è il nuovo responsabile del settore giovanile. Le prime novità della stagione pallavolistica in B2 femminile arrivano dalla Pallavolo Cerignola. Dopo il brillante quarto posto nella stagione passata e culminata con il ritorno in questa serie, il primo tassello riguarda colui che l'ha fatta tornare, Michele Valentino. È infatti lui il nuovo responsabile del settore giovanile delle Uxia. Si riparte da qui, che aveva ripreso a marciare il settore giovanili dopo gli anni pandemici a partire dalla stagione 22-23. Adesso il difficile compito di dare il giusto input a questo settore che da sempre rappresenta la cucina per far uscire giovani talenti, ragazzi e ragazze che vorranno cimentarsi in questo mondo. Valentino, che è tra i fondatori della società Ovantina, lo sa bene e come sempre la sua organizzazione di lavoro sarà all'altezza del compito assegnatogli. Nei prossimi giorni, o forse nelle prossime ore, si saprà anche il nuovo tecnico per la stagione in B2 23-24 della Pallavolo Cerignola. Calcio adesso, il campionato europeo Under 21 rimette in pista l'Italia per le qualificazioni ai quarti di finale, battuta con qualche brivido la Svizzera per 3-2, mercoledì sfida decisiva contro la Norvegia. L'Under 21 azzurra di calcio con qualche brivido di troppo batte 3-2 la Svizzera e conserva intatte le speranze di approdare ai quarti di finale dell'Europeo di categoria. A Cluj in Romania, partita sbloccata dopo 6 minuti con Pirola su azione d'angolo. Il raddoppio con Nyonto che si riscatta appieno dopo la malafigura contro la Francia su ribattuta ed il Tris a fine primo tempo con Parisi in scivolata su cross dalla sinistra. Nella ripresa gli elvetici rimontano due gol, prima con Imeri dalla distanza e poi con Amakuri. L'Italia spreca almeno tre palle gol per il 4-2 ed il portiere azzurro ci salva nel finale. Adesso, per andare ai quarti, bisognerà battere la Norvegia, KO 1-0 dalla Francia, ed evitare il biscotto da altri.
Nelle altre due partite che hanno completato la giornata domenicale degli europei di calcio, l'Inghilterra approda ai quarti di finale, battendo Israele con il punteggio di 2-0, mentre la Cechia, a sorpresa, batte i campioni tedeschi per 2-1 e rimane in corsa. Ultimo risultato della giornata, la vittoria della Francia sulla Norvegia, che era già passata ai quarti di finale con un turno di anticipo. Ed è tutto per questa edizione di Dentro la Notizia 24 Extra Lace. Prossimo appuntamento con la nostra informazione domani alle 12.30 con Mattina 24 Live. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la vostra attenzione e buona serata.